Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono il Daxter678 ed siamo arrivati al punto in cui siamo riusciti a entrare nel quartier generale, ma dobbiamo ancora rifornirci. E Mikasa è stata purtroppo lasciata indietro, ma la rivedremo molto presto, ve lo dico io. Niente, iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace, commentate, condividete con i vostri amici, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale che vi metterò in descrizione. Questo è il video delle 6 e domani vi porterò il video delle 3 e mezza. Adesso possiamo iniziare. È finito per noi Yashi alla fine? Non vai ancora a perdermi. Perfetto. Gigante, è anomalo. E qua vi lascio il video. Temera, Hokyuhan ga nimmu o hokita sei de yokei ni hito wa shinden da zo. Toshio mo nakatta nda yo. Yose-san. Shiro. みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる気候した。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。 Partiamo alla carica. Ma sei giocando da sinistra? Ragazzi, purtroppo mi dispiace di dirvelo. Aspettate, devo caricare. Okay. Purtroppo mi dispiace di dirvelo, ma ho dovuto passare la difficoltà perché sennò faccio il video troppo lungo e non andava bene. Non è una cosa che mi piace. E poi non riesco a uccidere il gigante molto più in fretta. Ma però non mi devi fare scatti. Però si deve curare. Grazie. Ok. Comunque, in questo video scoprirete chi è il gigante misterioso, per chi non lo sapesse. No, non lo uccido. E vabbè. Mi uccisi tutti te. Vabbè, andiamo. これでひとまず本部周辺の安全は確保できたかな。助けて。いいな、あの巨人。まるで怒ってるみてえだ。みんな、今がチャンスだ。呼吸が終わった人から敵将に撤退しよう。 確認、向かいます。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。分かった、やってみるよ。分かった、じゃあお前で。 Scusate se per caso ogni tanto tira qualche laggata leggera, però come ho detto nei precedenti video, il mio computer non è supportabile al 100%, però è giocabile, ecco. Non è... Bombo no mamori o katameru tame
fallo però. Allestisci sta base perché sennò mi vengono un po' fregati. これで撤退が楽になるはずよ。よかった。みんなにも知らせておくよ。 Non so più cosa dirvi, perché non sto parlando molto, perché sono molto concentrato. Però che schifo, una volta che uscito un gigante mi sporco di sangue. Sì, mi sporco di sangue. Vabbè, pazienza. Significa che vuol dire che veramente l'ho fatto. Comunque vorrei dirvi una cosa, che se per caso arriviamo a 20 iscritti farò uno speciale, nel senso, non che proprio farò uno speciale, un video speciale, ma nel senso che ci metterò praticamente tutto il giorno a fare i video e a postarveli. Così almeno uno, perché è come un ringraziamento per, secondo me. E due perché c'è... riusciamo ad andare parecchio più avanti. Non rimaniamo a questo punto. Però questo speciale lo posso fare, volete salutare lui. Questo speciale lo posso fare solo se riusciremo ad arrivare in 10 iscritti. Perciò un'altra volta vi chiedo di iscrivermi al mio canale. Però non so che tutto altro dovremmo aspettare un attimo. Ok, ora vediamo se va bene. Ok, tagliate un braccio. Coppino, si diventa un cretino. Perfetto. Ma te lo sei ignorato? Chi ignora è ignorante. Quindi se è un ignorante, gigante misterioso, porco miseria, se ci beccano vi ammazzo tutti. Ok, in teoria ho finito tutti i giganti. Esattamente. Non mi prenderanno. Perfetto, ci sto io, ovvio che non ti prenderanno. Gigante misterioso, che ne dici? Vuoi venire da una mano? Ha voglia, sta venendo il conto. Si vede anche la mappa, una specie di scudo. Quindi, sì, sta venendo. C'è loro dietro. Ma ti potevi proprio mettere avanti? Ma non mi puoi far prendere i colpi così però? Che cavolo? Questo sta facendo un casino comunque. Io so chi è, però sto facendo troppi casini. Schianischi? Schianesi! Gli schianesi ci attaccano! Hanno già preso Sasha. Sono appena arrivati e hanno già preso Sasha. Vabbè, ti salvo. Aiaiaia. Fermo lì dove sei. Perfetto. Alziamoci e attacchiamo la cosa. Perfetto.
con il Sasha sono arrivati, nel frattempo ci possiamo una base di rifornimento e ci riforniamo, perché non possiamo. Io mi ricarico per sicurezza, non si sa mai. Vedete ragazzi, se non mettevo la modalità quella sotto dal normale, ovvero facile, non avrei mai fatto tutto il gigante così velocemente e avrei fatto un video un po' più lungo, quindi sarebbe stato più tempo per pubblicarlo. Ok, adesso dove dobbiamo andare? E adesso vedrete il gigante misterioso. E io so anche il motivo, però non dirò. Dirò ogni cosa che diranno tutte le parodie su L'attacco dei giganti. Leggetevi il manga, grazie. Pianto insieme a te, Mikasa, ti giuro. Ci ho pianto. La prima volta che ho visto questo episodio, ed è stato tipo 5 anni fa, ho pianto manco. No, forse di meno di 5 anni fa, però ci ho pianto tanto. Io ho sempre detto, e lo dico pure adesso, questa serie farà sempre e sempre grandi successi. Già. Oh, Miro, kore ja kabe made modorene zo. È ora di farla finire. Arumi, Eren to Mikasa to tarumu. So. Andiamo tutti veramente. Ok, ora bisogna di te e di te. Andiamo. Mi sa che prima o poi la toglierò il sangue, perché mi sta dando un sacco di lagate, anzi sapete che lo faccio adesso. Arriva lo sangue? No, perché mi sta dando troppi problemi e mi fa laggare troppo, e quindi ho dovuto tagliare per forza, ragazzi. Ok, andare avanti. Scusami tanto. E di che? Già basta che non sei morto.
Continuiamo ad andare avanti. No. Adesso ci stanno i due boss finali. Capite adesso perché odio le torrette automatizzate, perché loro mi distruggono le parti del corpo, non mi fanno ottenere i materiali che mi servono da crafting. Per questo ho sempre odiato le cose automatizzate. Toh, guarda, questo qui ha perso proprio tutto. Speriamo di sì. Non è soltanto da loro. Allora, che sono... Oh, sono andato proprio in faccia a mia casa. Va bene, Eren? Ok. 3 punti abilità. Mi sono dimenticato pure di inserire i punti abilità. Adesso rimedierò subito. Annie aumentata al massimo. E non è male. Ora per questa è una nuova struttura. Attiria manuale. E questa non mi dispiace per niente. Praticamente sei tu che comandi l'artiglieria, non che spara da sola in qualsiasi direzione, dipende dal livello che l'hai potenziata, ma anche perché questa qua, se tu spari a un arto, il materiale ti arriva. Se invece lo fai con l'artiglieria automatizzata, non riceverai mai il materiale da crafting, e questa è una cosa negativa, però è buona se non pensi a materiale da crafting, ma pensi solo a uccidere i giganti. Segnale di avviso battaglia. Allora, il segnale di avviso battaglia praticamente sarebbe un upgrade del tuo personaggio, nel senso che diventa più forte non spreca gas, però è un tempo limitato.隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいなら、いっそ今やめろ。だぜ、しっかりしろよ。 お前だけじゃない。みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ。急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。あの、お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか？あ、もうダメだ。 Mamma mia, quanto mi sta sulle scatole. Ho capito che non è una situazione pressante, però non bisogna esagerare così. Non andare a prendere le pillole di mal di pancia. No, dobbiamo dominare la nostra paura e continuare a combattere. Beh, di sicuro non impazzire come te. Io ho sentito spari comunque. Varku omouna.
Yattaka. Sì, è finita, ma nel meglio. Ma le gambe gli sono sparite a loro? こんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに？どうやって？とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても 弾む必要はない。ただ待てよミカサ。考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して中東兵団を説得できるというなら。エレン、どうして僕にそんな決断。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。 僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。 人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意識があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。 巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。 迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。 Io a quest'ora mi sarei già unito al combattimento, però contro il corpo di guarnigione. Infame.相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。グランデピクシス。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。 Lui ha già capito che ci sarà un'altra missione, non è ancora finita qui.
Arrivato il comandante Pixie, ha assicurato che Eren e gli altri tornassero sani e salvi. Ragazzi, parlo con lui e poi concludo il video. Oddio, dobbiamo tornare ad affrontare quelle bestie. Qualcuno mi dica che non è solo un brutto sogno. Non essere così debole. Facile dirsi, ci sono giganti ovunque là fuori, di certo nessuno entrerà per sbaglio volontariamente. Vabbè, allora che ti dico? Sai che ti dico? Arrangiati, e che te devo dire? Ragazzi, vi saluto con il... Non mi ricordavo come ti chiami? Non mi ricordo come ti chiami, lo sai? Niente, non mi ricordo. Vabbè ragazzi, vi saluto con il mio capo del momento. No, fatti scherzi, vi saluto con questo qui che non mi ricordo come si chiama. Ci vediamo domani alle 3:30. Iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace, commentate, condividete con i vostri amici. E che vi do? Attivate la campanellina e iscrivetevi anche ai canali di che vi metterò in descrizione. Ciao ragazzi, ciao!